Ciao a tutti ragazzi, in questa lezione voglio proporvi intanto un lavoro abbastanza basico, quindi andremo a fare un lavoro adatto a chiunque. Sicuramente è indicato per tutte quelle persone che hanno tendenzialmente, diciamo, fastidi alla colonna, alla schiena o alle articolazioni. Quello che andiamo a fare oggi è un lavoro per mobilizzare il più possibile tutte le nostre articolazioni in generale e andiamo a mobilizzare poi di conseguenza la nostra colonna. Quindi il lavoro parte dallo scheletro, cercando proprio di andare a dargli un po' di movimento, grazie ovviamente all'attivazione muscolare. Cerchiamo di fare tutto quello che può essere utile per mobilizzare e detensionare tutto lo scheletro e andiamo così a dare un pochino di rinforzo a livello di tonificazione, ci mettiamo sempre un pochino di stretching e di allungamento che aiutano sempre a migliorare, diciamo, la nostra condizione in generale. Ok, per la lezione di oggi ci serve una pallina da tennis o una pallina semirigida, quindi io utilizzo quella che ho in casa, e la cinghia di un accappatoio che va a sostituire, diciamo, un po' quello che di solito è l'elastico in studio. Partiamo seduti, lasciamo un attimo gli attrezzi da una parte, partiamo seduti con le gambe distese davanti a noi, con i piedi larghi quanto il tappetino o comunque un pochino più dei fianchi, e andiamo ad immaginare con le mani sopra le ginocchia che la nostra colonna inizi a crescere verso l'alto, spingendo il vertice della testa verso il soffitto, grazie ai nostri respiri. Inspirando, si prova ad allargare il torace, ad espandere bene e a crescere con la colonna in spinta verso il soffitto. Ogni volta che si butta fuori l'aria, si cerca di chiudere il torace, di andare a risucchiare l'ombelico, a contrarre leggermente l'addome, ma cerchiamo di mantenere l'allungamento assiale che abbiamo guadagnato nell'inspirazione. Proviamo a ripetere questo respiro per qualche volta. Sempre si inspira dal naso ed espirando lentamente dalla bocca, svuotate il torace, riducete la dimensione proprio delle costole del torace, cercate di contrarre l'addome, ma mantenete l'allungamento ottenuto nell'inspirazione. Ancora vado in inspirazione dal naso ed espirando rilasso e butto fuori l'aria. Un bel respiro per finire. Espiro, rilasso. Provate ad inspirare, a sollevare il braccio destro, a ruotare leggermente la spalla verso di me e lo sguardo viene proprio a ruotare verso di me. Espirando, riporta in linea le spalle, riappoggia le mani sulle ginocchia e rilassa tutto. Inspira, solleva il braccio sinistro, ruota dandomi la schiena un attimo. Espira, ritorna a guardare il centro, riappoggia le mani sulle ginocchia. Ancora, inspiro. Inizio a fare quindi una piccola rotazione del tronco dalla vita in su e cerco di migliorare l'apertura della spalla interessata al movimento. Cerco di dare un piccolo movimento anche alla testa e al collo che seguono il movimento del braccio. Inizio a sentire che gli erettori spinali vanno a sostenere la colonna, gli obliqui vanno ad aiutarmi nella rotazione del busto. E vado a mobilizzare bene leggermente il centro della colonna e le spalle. Mi fermo centrale, vado a scivolare in avanti con le mani. La testa guarda al centro delle ginocchia, ma cerco di non schiacciare l'addome sulle cosce, ma rimanere soltanto in una prima posizione di arrotondamento e di abbassamento della testa. Rilassa le spalle mentre le mani spingono verso i piedi. Non voler andare al massimo del tuo stretching. Fermati dove hai una leggera sensazione di allungamento. Proviamo a rilassarci in questo modo, a dare il tempo, proprio grazie alla testa che pesa verso il pavimento, alle vertebre cervicali e dorsali di allontanarsi una dall'altra, arrotondandosi su se stesse. Piano snocciolando la parte alta, riportiamoci ad allineare la testa al sacro. Solleva entrambe le braccia e da qua prova soltanto ad abbassare leggermente il mento e a spingere le mani un pochino più indietro rispetto alle spalle. Abbassa le mani sopra le ginocchia e rivolgi lo sguardo leggermente più in alto. Mobilizzo in questo modo le vertebre cervicali, mobilizzando il capo, e abbino sempre questo movimento delle vertebre al movimento delle spalle.
Cerco di rimanere in spinta verso l'alto con tutta la colonna, cercando soprattutto il sostegno dai lombari e dagli addominali per cercare di stabilizzare la parte bassa della schiena. Facciamo l'ultimo. Riallineamento, vai a guardare davanti a te, arrotonda leggermente la zona lombare creando una C. Porta il bacino in retroversione e poi spingendo avanti le mani torna in anteroversione in allungamento verso l'alto. Arrotondo, contrazione maggiore dell'addome, mobilizzo il bacino grazie a tutto il movimento del bacino di antero-retroversione, provo a creare questo movimento sulle vertebre lombo-sacrali. Quindi ci siamo un pochino spostati dal centro della colonna alla parte alta e adesso ci ritroviamo sulla parte bassa della schiena a lavorare. Facciamone ancora un paio. È tutta la preparazione ovviamente al movimento, no? Che andremo a fare in sequenza. E l'ultima volta. Ritorno, appoggia le mani dietro di te e trova una posizione comoda rilassando le gambe. Cerca di fare delle piccole intra-extra rotazioni con tutta la gamba. È il movimento ovviamente del piede, no? Che se lo seguite rivolgendo verso l'esterno le punte e poi verso l'interno, vi va a fare un buono scarico sull'articolazione delle anche. Quindi troverete un movimento della testa del femore dentro l'incavo dell'anca. Si va a sciogliere proprio l'articolazione. Ok, da qua ci fermiamo, ci portiamo distesi a pancia sopra. Con le gambe piegate e i piedi appoggiati a terra. Iniziamo a fare qualche movimento con le braccia libere, quindi andiamo a sollevare il braccio destro, a portarlo dietro di noi e a riportarlo lungo il corpo. Alterno e vado a sinistra. Ritorno. Ancora. Vado. E ritorno. Sentite tutto il lavoro sulla spalla. Senza nessun carico, quindi si solleva soltanto il peso del nostro braccio, il corpo è sempre pronto a sostenere il peso dei nostri arti e lasciamo andare la tensione, cercando ogni volta di migliorare questo movimento e di sentirlo più libero. Ci fermiamo e aprendo le braccia a croce, andiamo a fare delle rotazioni con le gambe da destra a sinistra. Cerchiamo di scaricare la colonna. In questo modo e cerchiamo di andare a fare un movimento di torsione e di mobilizzazione a livello più o meno centrale e lombare. Ok, ci fermiamo al centro. Andiamo a prendere la cinghia dell'accappatoio e a piegarla in due se è troppo lunga. Va bene un nastro se non lo avete, qualsiasi cosa. Afferrate la cinghia in questo modo, con le mani un po' più larghe rispetto alle spalle e proponiamo il movimento di spinta delle braccia dietro la testa con le mani che tengono la cinghia. Questa volta, buttando fuori l'aria, andiamo a portare le braccia in avanti, a chiudere in retroversione il bacino, a chiudere l'addome e arrivate a sfiorare con la cinghia dell'accappatoio più o meno al centro delle cosce. Inspirando, riproponete un arco nella zona lombare e andate ad abbassare il mento e spingere le mani dietro la testa. Espira, contrai l'addome, retroversione del bacino e abbassamento delle braccia davanti alle cosce. Ancora, andiamo a creare un movimento abbinato delle spalle a un movimento abbinato della retro-anteroversione del bacino e di conseguenza tutta la mobilizzazione dello scheletro a livello di vertebre. Quindi si andrà ad abbinare la retroversione e l'anteroversione del bacino per creare di spaziare tra una vertebra e l'altra in zona lombo-sacrale. In questo movimento c'è una buona attivazione sull'addome, quindi si butta fuori l'aria e si contrae l'addome per aiutarci a sentire la pressione delle vertebre lombari sul tappeto. Intanto le nostre spalle continuano a lavorare e a mobilizzare. Ultima volta, riporto le braccia dietro di noi, estendo le gambe davanti a noi. Rilassa la presa delle mani, puoi aprire proprio l'impugnatura e a far cadere le punte dei piedi in posizione naturale. Maggior parte delle volte le punte dei piedi cadranno verso l'esterno. Andiamo in questo modo a sollevare le braccia e portarle davanti più o meno al petto.
Proviamo a creare un movimento sulle braccia andando a flettere i gomiti e ad appoggiarli sul tappetino. La cinghia rimane tesa, quindi le mani tirano leggermente verso l'esterno. Quando stendi le braccia, riporta le braccia davanti a te. Abbiamo le gambe rilassate e distese sul tappeto. Il movimento delle spalle va a coinvolgere in questo esercizio anche la flesso estensione ovviamente dei gomiti. E andiamo a fare un movimento molto semplice ma che aiuta a sciogliere e a mobilizzare un pochino tutta la parte, diciamo, delle braccia e delle spalle. Ancora due volte così. L'ultima volta, quando le braccia sono distese, le porti dietro di te e proviamo a mettere tutto insieme. Abbasso, fletto, stendo, allontano. Di nuovo, riavvicino, piego, stendo e allontano. Facciamone quattro, la parte bassa del corpo è rilassata. Facciamone tre. Due volte, ultima volta, riporto le braccia dietro, riporto le gambe piegate. Andiamo un attimo di nuovo a scaricare ruotando il bacino e le ginocchia da destra a sinistra, alternando questo movimento, cercando di sentire che la schiena piano piano migliora nella torsione e cede un pochino alle tensioni. Ti fermi centrale, porta di nuovo il bacino a fare retro anteroversione, però ogni volta che contrai l'addome e schiacci la zona lombare sul tappetino, prova a mantenere le mani in spinta dietro la testa. Quindi non aiutarti con l'avanzare delle braccia, ma mantenendo i pettorali bene aperti, grazie alla posizione delle mani, andiamo a chiudere comunque l'addome e a mobilizzare la zona lombosacrale. Il bacino segue il movimento. Ne facciamo ancora due. L'ultima volta rimaniamo in retroversione. Contrai bene i glutei e l'addome e sali nel bridge. Proviamo a portarci nel ponte e a rimanerci per qualche secondo. Vorrei che rimaneste un attimo su per controllare che le punte dei piedi premono bene a terra. Il peso non è soltanto sui talloni, ma anche sull'avampiede. Le ginocchia spingono in avanti come se volessi toccare il muro che rimane sotto di te. I glutei sono attivi e ben contratti insieme a tutta la parte del femorale, quindi il dietro della coscia. Il bacino è in retroversione, il pube è puntato verso il tuo viso. La colonna è in allungamento, quindi non si ha nessun carico in nessun punto della colonna, soprattutto nella zona lombare. Grazie alla contrazione dell'addome che mantiene bene l'ombelico risucchiato verso l'interno e si sale nel ponte solo fino alla punta delle scapole per evitare di spanciare e di perdere l'attivazione addominale. Ora, una volta che avete controllato tutti questi punti, create questo movimento un pochino più dinamico, ma ogni volta che raggiungete questa posizione non andate a perdere tutti i controlli che vi ho appena dato. Andiamo a snocciolare la colonna una vertebra dopo l'altra, andiamo a riappoggiarci piano sul tappeto. Trovate l'arco nella zona lombare, inspirate. Fuori aria, prima retroversione e chiusura della lombare sul tappeto, poi andiamo a snocciolare e saliamo nel ponte. Si prende un bel respiro e poi espirando si trova di nuovo la discesa. Si prende aria creando l'arco, si va a buttare fuori l'aria facendo sparire l'archetto e salendo bene su. Non perdete tutte le correzioni che vi ho dato in precedenza. Si scende. Andiamo a farne ancora due. Bravissimi, dovresti sentire che la schiena va a sciogliersi proprio e si srotola sul tuo tappetino, snocciolando bene. L'ultima volta andiamo a salire e fermiamoci un attimo su. Avviciniamo e abbiniamo il movimento delle braccia. Avviciniamo la cinghia al pube o oltre il pube se le braccia sono ben distese. Snocciolando in discesa andiamo a riportare la cinghia dietro la testa. Ogni volta che arrivate in retroversione e iniziate a salire dal sacro, andate a chiudere in avanti le braccia e a portare la cinghia più o meno sulle cosce. Mentre snoccioliamo e srotoliamo la colonna sul tappeto, portiamo le braccia dietro la testa. Ancora ne facciamo 5, andiamo bene a sentire tutte le correzioni e non salite più delle scapole, mi raccomando, per mantenere l'attivazione su glutei e addome mentre snoccioliamo e
e nostre vertebre. Abbiamo abbinato il movimento delle spalle e andiamo a mobilizzare quindi anche tutta l'articolazione del cingolo scapolo-omerale. Andiamo, scendiamo e facciamo l'ultimo, rimaniamo nel ponte e abbiamo le braccia davanti a noi in spinta. Piano si scende snocciolando la colonna e andiamo a rilassarci con le braccia dietro la testa e creiamo un movimento di nuovo di rotazione destra a sinistra. Dall'inizio ad ora dovremo sentire che già la colonna riesce a migliorare e a rimanere un po' più comoda e a sentire un beneficio maggiore ogni volta che le ginocchia e il bacino ruotano da un lato all'altro. Questa volta, ritornando al centro, vi chiedo di portare le gambe a diamante e di rimanere un attimo in questa posizione. Sotto la zona lombare dovreste avere un piccolo archetto. Andiamo a portare le braccia davanti a noi con la cinghia più o meno davanti al petto e portando la cinghia in direzione di destra, quindi entrambe le braccia andranno a destra, chiudiamo il ginocchio destro sopra il sinistro, quindi diamo un'opposizione. Le ginocchia vanno a sinistra e le braccia vanno a destra insieme alla testa. Andiamo e rimaniamo qualche secondo, spingi bene avanti il ginocchio destro come se volesse raggiungere quello sotto. Torna e apri a diamante. Andiamo in senso opposto, le braccia vanno verso sinistra e le ginocchia vanno verso destra. Spingi bene avanti il ginocchio che rimane sopra. Ritorna a diamante centrale. Ancora vado, ruoto. Torno, apro. Ultima volta, spingo bene. E torno. Porto le braccia dietro la testa e tolgo un attimo le mani dalle cinghie e apro le braccia a croce. Andiamo a portare da questa posizione le gambe di nuovo in parallelo e le braccia questa volta lungo il corpo, quindi senza vincolo della cinghia. Andiamo a riprendere il movimento del bridge, quindi la snocciolata della colonna. Andiamo a salire e andiamo a portare dietro la testa solo il braccio destro. Sentite che vi manca un appoggio e per non ruotare con il fianco verso terra dovete controllare che il gluteo destro e l'obliquo destro e tutta la parte destra vanno a spingere bene verso l'alto per compensare. Il braccio ritorna giù e snocciolando la colonna torneremo a riappoggiarci sul tappetino con il sacro e con i glutei. Andiamo a salire di nuovo e andiamo a sollevare il braccio sinistro portandolo dietro. Mentre stacchi la mano da terra, come prima, controlla che il gluteo sinistro e tutta la parte sinistra del corpo sostenga bene e tenga allineato i punti fissi. Piano si snocciola e si riporta il braccio. Andiamo leggermente più dinamici, alterniamo il movimento. Mentre stacchi il gluteo, stacchi anche la mano e vai ad allungare spingendo la mano dietro la testa e snocciolando riportiamo giù e appoggiamo. Altro lato, fuori aria. Ritorno. Ancora fuori. Ritorno. Ancora fuori. Ritorno. E facciamo due, ragazzi. Vado. Ritorno. Ultima volta. Ritorno. Da lì apro le braccia, divarico le ginocchia e rilasso ancora per qualche secondo. Tengo ferme le braccia in questo modo, piego leggermente i gomiti, creando più o meno il gomito altezza spalla e le mani altezza testa. E da qua, tenendo bene tutte e due le braccia appoggiate a terra, le spalle bene aperte, chiudi il ginocchio destro sopra il sinistro. Ruota, tieni la testa centrale, spingi la spalla destra verso terra, riporto in apertura, chiudo l'altro ginocchio, spingo giù la spalla sinistra. Senti come il bacino ruota, la vita proprio va a fare questo movimento, no, di torsione, ma la parte alta del busto rimane ferma e stabile il più possibile. Vado. Riporto in apertura, porto le braccia lungo il corpo e le gambe di nuovo in parallelo.
andiamo a mobilizzare un pochino l'articolazione dell'anca singolarmente, quindi senza fare retroantroversione, iniziamo soltanto a sollevare il piede di destra e ad avvicinare il ginocchio verso il petto, un pochino più della posizione del tavolino, quindi a chiuderci un po'. Appoggio e sollevo l'altra. Immagina di fare una marcia sul posto col ginocchio che si avvicina il più possibile al petto. Andiamo a creare questa massima flessione nell'anca e a rilassare quando il piede riappoggia a terra. Provate a lasciare libero il movimento sulla schiena, quindi non vi chiedo di contrarre l'addome, vi chiedo di rilassare, di avere un piccolo archetto sotto la zona lombare. Vedrete che da solo sparisce schiacciando le vertebre sul tappetino quando il ginocchio si avvicina a voi. Lo trovate da solo questo movimento. Andiamo a creare, grazie al movimento delle gambe, un secondo movimento sulla schiena, quindi a dargli un po' di mobilità senza voler volontariamente andare a coinvolgere le vertebre lombosacrali. Ne facciamo ancora due, ne facciamo ancora uno, ci fermiamo, questa volta sì che andiamo a fare retroversione del bacino, contrai l'addome, assicurati di avere la zona lombare sempre aderente al tappetino per questo esercizio, solleva la gamba di destra come hai fatto prima e poi aprila lateralmente disegnando un cerchio. In tutto il movimento del cerchio disegnato dalla gamba dovete stabilizzare dall'addome le vertebre lombari. Quindi in questo esercizio non si stacca mai la zona lombare dal tappetino. Facciamo ancora tre cerchi e createli sempre più ampi, ovviamente, fino a dove riuscite a mantenere stabile il centro del corpo. E l'ultimo cerchio, quando ritorni ad appoggiare il piede a terra, rilassa un attimo e crea un piccolo arco sotto la zona lombare. Di nuovo fuori aria, retroversione, contrazione addominale e aderenza al tappetino in imprint. Solleva l'altra gamba e disegna dei cerchietti. Anche da questo lato, come abbiamo fatto in precedenza, dobbiamo mantenere sempre tutta la zona lombare aderente al tappeto, tutto stabile, e controllare che l'addome sia sempre bene attivo per stabilizzare. Ancora due cerchi. Sentite come il movimento va proprio a livello dell'anca, no? A livello articolare. Un cerchietto, mi fermo e appoggio. Ok, da qua divarica un attimo le ginocchia, rilassati, lascia che la schiena prenda un piccolo arco, intanto con una mano prendi la pallina. Andiamo a riportare le gambe in parallelo, ma questa volta unite i piedi. Al centro delle ginocchia posizionate la palla e andate a appoggiare i piedi a terra. Andiamo a creare una retroversione del bacino, quindi andiamo a contrarre l'addome, schiacciate la zona lombare e provate a dare una pressione con le ginocchia contro la pallina. Rilassi e inarchi la schiena. Retroversione del bacino, chiusura delle gambe e rilasso. Ogni volta che si abbina questa retroversione del bacino e questa zona lombare che aderisce al tappeto, sentite gli adduttori che lavorano in maniera molto diversa da prima. Anzi, adesso li dovreste proprio sentire attivarsi a ogni chiusura proprio dell'addome, quindi chiusura anche delle gambe. Quando inarco la colonna, le ginocchia si dividono leggermente e non tolgono, diciamo, però la tensione sulla palla. Chiudo l'addome, chiudo le ginocchia, le voglio quasi far toccare, ovvio che c'è la pallina di mezzo che ostacola l'avvicinarsi delle due gambe, e ritorno. Tenete questa pressione sulla palla e questa chiusura dell'addome per almeno un paio di secondi prima di rilassare e riportarvi in ispirazione e in scarico. Ne facciamo due, dovreste sentire un pochino anche i glutei adesso che si attivano. Ultimo. Ritorno, vi aiutate con le mani appoggiando le mani sotto le cosce, sollevate insieme le due gambe,
Tenete la pallina tra le ginocchia in questo modo. Schiacciate la zona lombare a terra tenendo gli addominali. Potete avvicinare anche le ginocchia un pochino di più a voi rispetto alla posizione del tavolino, in modo da sentire però quella zona lombare aderente a terra. E proviamo a fare il movimento di pressione sulla pallina con le gambe e chiusura maggiore dell'addome. Qua non perdiamo mai l'imprint, quindi non si perde mai l'appoggio della zona lombare a terra. Schiaccio e aumento la pressione addominale, la pressione lombare sul tappeto e quella degli adduttori. Rilasso. Ancora, schiaccia. Rilassa. Quando rilassi non dovete ritrovare un archetto, dovete rimanere appoggiate con la vertebra lombare sul tappeto, eh? Però c'è una minore pressione verso terra. Ancora 4, sentite molto di più il lavoro anche sui glutei. Ancora 3, se fate fatica potete usare le mani come sostegno, eh? 2, l'ultimo, prendete con le mani la pallina, un piede per volta, riappoggiatelo a terra. Divaricate le braccia, divaricate le ginocchia a diamante e fate una pausa per qualche secondo. Ok, andiamo a riposizionare la pallina tra le ginocchia e appoggiamo i piedi a terra uniti. Le braccia sono larghe quanto i fianchi. In questo caso, per non perdere la pallina, dobbiamo mantenere bacino e ginocchia e caviglie allineati perfettamente. È quello l'obiettivo. Migliorare la torsione sulle vertebre grazie alla stabilizzazione dei due arti inferiori. Proviamo a ruotare le ginocchia verso destra e proviamo a mantenerle in allineamento. Questo vi aiuterà a sentire che il ginocchio sinistro spinge più avanti rispetto a come abbiamo fatto in precedenza. E il fatto di non perdere la pallina ti fa mantenere le due gambe completamente allineate. Il fianco spinge molto di più verso di me. La spalla sinistra, mi raccomando, mantenetela più possibile appoggiata a terra. Sentite un maggiore allungamento sulla catena laterale e una maggiore rotazione a livello vertebrale, ma ci siamo arrivati per gradi. Ritorniamo centralmente, mi raccomando, quando si torna si butta fuori l'aria, si contrae l'addome, si aderisce con la zona lombare al tappeto e si stabilizza al centro. Ruota dal lato opposto con le gambe, spingi bene col ginocchio di destra in avanti, mantieni la pallina bene. Quindi sempre le gambe allineate, il bacino e il fianco di destra spingono verso sinistra, la spalla destra spinge verso terra. Tieni qualche secondo, senti come si va a scaricare, ad allungare la colonna e tutte le fasce muscolari. Piano si ritorna centrale. Ok, sfilo la palla. Stendo le gambe avanti, porto anche la palla dietro la testa e mi allungo. Cerca di spingere la pallina lontana dietro di te, di spingere i piedi in avanti il più possibile, di creare in questo modo un arco nella zona lombare molto grande, cercando di inspirare. Buttando fuori l'aria, appiattisci la schiena sul lettino e ancora inspira. Inarca, spingi le mani lontano dai piedi, fuori aria, chiudi il torace, spingi dentro l'ombelico, retroversione, schiaccia la schiena. Inspira, stirati proprio come quando la mattina ti stiri nel letto e poi contrai l'addome buttando fuori l'aria, cedi con la tensione degli arti. Ultimo. E fuori aria. Lascia la pallina, riprendi la cinghia che dovremmo avere ancora dietro la testa e da qua andiamo a mantenere questa posizione, andiamo a spingere le mani verso l'alto, andiamo a snocciolare la colonna in uno shoulder bridge di nuovo e snocciolando la schiena riportiamo tutto una vertebra dopo l'altra sul tappeto. Creando il movimento del ponte, del bridge, dovreste sentire che la schiena si è liberata e piano piano ha
diciamo, è riuscita a snocciolare molto meglio ogni vertebra sul tappeto in salita e in discesa. Rispetto all'inizio della lezione, dovremmo già aver trovato un beneficio e un netto miglioramento. Arrivi in fondo e da questa posizione andiamo a prendere la nostra cinghia dell'accappatoio e andiamo ad inserire il piede destro, più o meno l'archetto plantare, dentro la cinghia, più o meno a metà, e andiamo in questo modo ad impugnare le due estremità. Ovviamente io ho fatto un giro, avete visto, no? Per agganciare bene. In base al vostro stretching sceglierete quanto accorciare la cinghia. L'ideale sarebbe avere la gamba tesa, ma se qualcuno non riesce a stendere la gamba, non importa, si mantiene leggermente piegata, ognuno trova il proprio stretching. E l'ideale sarebbe avere, questo è importante, i gomiti appoggiati a terra e vicino alla vita. Stringete proprio le braccia vicino al corpo e sentite che i gomiti sono appoggiati a terra. Intanto che siamo in questa posizione, dovremo già sentire un buon allungamento sulla catena posteriore. Cercate di andare a migliorare piano piano questa sensazione di estensione. Non vogliate subito portare la gamba al massimo dell'avvicinarsi al vostro viso. Tenetela anzi un pochino più lontana, ma mantenete un pochino di estensione per qualche secondo senza dover creare dei dolori o dei fastidi esagerati. Si troverà ovviamente la sensazione di allungare, però abbastanza comodi sempre. Manteniamo per qualche secondo. Proviamo ad attivare il movimento dello stretching, un pochino, diciamo, in maniera più dinamica. Piegate il ginocchio a tavolino e buttando fuori l'aria stendiamo la gamba. Prendo aria, piego. Fuori aria stendo e resisto un paio di secondi. È importante che anche se il lavoro diventa dinamico e attivo, non si vada troppo veloci. Soprattutto negli stretching, date il tempo ai vostri muscoli di allungarsi. Più fate questa flesso-estensione della gamba, più dovreste riuscire ad avvicinare la gamba a voi. Ve ne accorgete dalle braccia che si avvicineranno praticamente le mani alle spalle, piano piano, no? Andiamo a farne ancora due. Andiamo a farne ancora uno. Allontanate la gamba dal vostro viso di 1 cm, dove siate un po' più comodi, e tenete la posizione. Divaricate il ginocchio sinistro aperto a diamante, in questo modo, e andate con tutte e due le cinghie nella mano opposta, la destra. Impugnate bene le due cinghie con una mano e il braccio sinistro si aprirà come ha fatto il ginocchio. Andiamo ad accompagnare in apertura la gamba. Mi raccomando, il gomito destro a terra che fa da perno. Apriamo la gamba e lasciamola cadere ognuno di noi fino a dove ovviamente può portarla. Non sforzate, sostenete sempre con il braccio. Troverete l'allungo oltre alla catena posteriore anche sul laterale e sull'interno, quindi sulla parte dell'adduttore principalmente. Torna centrale e ancora andiamo a creare l'apertura laterale. Torna. E anche qui, come prima, se il movimento è dinamico, si mantiene l'apertura per tutta l'espirazione per qualche secondo, 2-3 secondi. Si ritorna. Facciamone ancora uno. Tornando al centro, ci fermiamo. Stendi la gamba che è a terra, quindi la sinistra. Cambia la mano nell'impugnatura delle due cinghie, quindi la mano sinistra prende le cinghie, la mano destra si appoggia con il palmo a terra, gomito sinistro a terra, quindi allontanate le mani dal piede se non riuscite a toccare con il gomito il pavimento, tenete il gomito a terra e piano piano spostiamo la gamba verso sinistra. Non sollevate il gluteo, mantenete il fianco destro a terra in spinta verso terra.
Questa posizione vi dà l'allungamento sullo sciatico e sul piriforme. Andremo a trovare questa estensione. Tira parecchio, lo so. Mantenete, se è possibile, il ginocchio bene disteso. Preferisco il piede più lontano dal viso, ma il ginocchio teso. Qualche secondo senza staccare il bacino da terra. Mantenete i fianchi allineati. Si riaccompagna la gamba al centro e ancora lentamente si butta fuori l'aria e ci si sposta verso sinistra. Ritorno e ne facciamo ancora due. Facciamo l'ultimo. Ritorno centrale, piego leggermente il ginocchio, mi aiuto con la mano libera a sfilare la cinghia, porto la gamba distesa in avanti e le braccia distese indietro. Dovreste sentire molto la sensazione di aver allungato la gamba destra e dovreste proprio, se alzate leggermente la testa, vedere il piede un pochino più lontano rispetto all'altro. Abbiamo guadagnato sicuramente un centimetro. Ora voi rimanete in questa posizione, io mi giro testa a piedi per mostrarvi meglio l'altro lato, ma non cambia niente, voi rimanete in posizione. Siamo distesi, pancia sopra, con le braccia dietro la testa e le gambe distese. Stavamo appunto controllando che la nostra gamba sinistra ha lavorato e si è, diciamo, allungata molto. Andiamo a piegare le ginocchia, appoggiamo i piedi a terra, perfetto. Portiamo la cinghia davanti al viso, sempre più o meno a metà. Andiamo a lavorare la gamba sinistra adesso. Andiamo a inserire il piede sinistro dentro la cinghia, sotto l'archetto plantare. Andiamo ad impugnare le due estremità e andiamo ad appoggiare i gomiti a terra. Come abbiamo fatto prima, all'inizio siamo rimasti un 10-20 secondi buoni in posizione. Quindi facciamo un po' a ripasso, diciamo, tutte le cose che dobbiamo tenere. Dobbiamo mantenere i gomiti appoggiati a terra e molto vicini alla nostra vita, strette le braccia al nostro torace. Dobbiamo mantenere il ginocchio disteso, quindi ognuno sceglie la distanza della gamba dal viso, proprio per sentire che abbiamo questa possibilità di estensione maggiore. Dobbiamo sentire che piano piano la catena posteriore cede e allunga. Le spalle sono lontane dalle orecchie, il collo è lungo, il mento è basso. Dobbiamo iniziare a controllare la nostra gamba e ad avere la sensazione che la catena posteriore abbia ceduto un po' e si inizia a stare un po' comodi in questa posizione di stretching. Andiamo ora a fare il movimento dinamico. Pieghiamo il ginocchio e andiamo a stenderlo buttando fuori. Piego. E stendo. Ogni volta che stendi, rimani per un paio di secondi nella posizione di estensione completa, proprio per dare il tempo ai muscoli di allungarsi e di sentire che raggiungono il massimo dello stretching. I gomiti sono sempre fissi a terra, sono il nostro punto di appoggio e di perno, quindi vanno mantenuti come stabilizzatori a terra. Ultima volta, rimango in posizione. Unisco le due cinghie e con la stessa mano della gamba, quindi la sinistra, afferro le cinghie, appoggio il gomito a terra, la distanza quindi della mia mano e del mio piede è dovuta proprio alla possibilità dell'estensione della gamba e dell'appoggio del gomito a terra, apro il braccio destro fuori a croce e divarico la gamba destra a diamante, mando il ginocchio destro verso l'esterno. Da qua accompagno la gamba in apertura come abbiamo fatto prima, stabilizzando sempre il nostro gomito a terra. Ci vado lenta e piano piano troverò il massimo dello stretching. Sentirò principalmente l'adduttore sinistro che lavora in estensione e ovviamente c'è sempre l'estensione della catena posteriore. Lentamente si tornerà
a puntare il piede al soffitto. Si apre buttando fuori l'aria. Si mantiene la posizione qualche secondo in più e lentamente si recupera. Andiamo ancora ad aprire. E si torna. Ne facciamo due. Apro. E torno. Facciamo l'ultimo. Apro. E torno. Bravi. Ci fermiamo in questa posizione. Si porta in estensione la gamba destra sotto di noi. Si cambia la mano impresa nelle cinghie, quindi si utilizza la mano destra per tenere le cinghie. Si apre il braccio sinistro e si appoggia il gomito destro a terra. Fianco sinistro bene in spinta verso i piedi di terra e verso il pavimento, quindi bene giù il gluteo. Sposta la gamba leggermente verso destra e trova l'allungamento dello sciatico, del gluteo e del piriforme. Si andrà a sentire una buona tensione sulla catena muscolare interessata. Troverete un allungamento specifico. Mi raccomando, i fianchi a terra, mi raccomando, il gomito destro appoggiato a terra. Come prima piano si ritrova al centro, si punta il piede al soffitto. Fuori aria accompagna questo spostamento della gamba verso destra e senti che tiri bene la cinghia verso di te, non cedere con la mano. Si torna. Ne facciamo ancora due fuori aria. Lo sciatico è sempre molto probabilmente per tutti quello più in tensione, dove sentirete più fatica nell'eseguire questo spostamento laterale. Andateci piano, non esagerate. Torna. Ultima volta. Si tira senza sentire troppo dolore o fastidio, fino a dove trovate un allungamento muscolare che può essere intenso, però non doloroso. Recupero il centro, piego il ginocchio di terra appoggiando il piede a terra, mi aiuto con la mano libera, piego l'altra gamba, sfilo la cinghia, distendo di nuovo entrambe le gambe davanti a te e dovresti sentirti molto più lunga, molto più distesa, bene appoggiata al pavimento con i due glutei, quindi le anche bene rilassate e distese, le gambe allungate e molto comoda, diciamo, una sensazione di benessere. Lasciate la cinghia dietro la testa, portate le braccia lungo il corpo, andate a piegare le ginocchia in questo modo e andiamo di nuovo a fare la prova del 9. Andiamo a sviluppare il nostro ponte, andiamo in bridge. Snocciolate la colonna creando una retroversione, andate a creare una pressione sui piedi, spingete avanti le ginocchia, mantenete il bacino retroverso, l'addome attivo. Arrivate fino alla punta delle scapole, non più su, lasciate le spalle rilassate, il collo lungo, il mento basso e snocciolate di nuovo in discesa la schiena. Dovreste sentire adesso la schiena veramente libera di muoversi, aver scaricato le tensioni e sentire proprio che tutto il corpo è in equilibrio, in armonia con se stesso. Snocciola e arriva in. Sentite come non c'è più attrito e non c'è più fatica nello sviluppare questo movimento, apparentemente banale ma molto complesso. Facciamone ancora uno, ragazzi. Godetevi questa sensazione di rilassamento. Arrivate in fondo. Andate ad aprire le braccia a croce e a distendere la gamba destra a terra. Sollevate la gamba sinistra a tavolino, ruotate con la gamba verso destra, provate a sollevare il gluteo in questo caso, ad appoggiare se potete il piede e il ginocchio al pavimento e a ruotare la testa verso di me. Sentite come tutta la torsione nelle vertebre lombosacrali avviene senza troppa fatica e con un pochino di allungamento e di estensione in più. Ritrova il centro.
Disegna con il ginocchio che avete a tavolino un paio di cerchi. Sentite l'anca molto libera di muoversi e stendete la gamba a terra. Sollevate l'altra gamba, la destra, ruotate verso sinistra con il corpo, girate con la testa a destra, quindi opposta allo schermo, spingete il ginocchio e il piede a terra e sentite proprio la rotazione e l'estensione. Un bel respiro, ritrova il centro, prova a tenere la gamba a tavolino un secondo, disegna un paio di cerchi in apertura per mobilizzare l'anca. Stendiamo di nuovo la gamba a terra, andiamo a piegare le ginocchia una per volta, a ruotare sul fianco che preferisci, portarti in decubito laterale col braccio piegato dietro la testa, raccogliete con il braccio davanti a voi le ginocchia a petto, posizione fetale, abbassate il mento, rilassate le spalle, teniamo questa posizione comoda per qualche secondo e andiamo a fare degli atti respiratori profondi. Inspirate, cercate di gonfiare la pancia e il torace. Fuori aria dalla bocca, lentamente svuotate tutto e rilassate, cercando di cedere con il peso del corpo verso il pavimento. Ancora un paio. E lascio. Ancora uno. E fuori aria. Aiutatevi con le braccia per portarvi seduti, mi raccomando, non in piedi, lentamente. Andate a portare le gambe intrecciate. Posizionate le mani sopra le ginocchia. Andiamo a fare dei cerchi con la testa, con la schiena dritta, scaricate la tensione al collo. Andate in senso opposto anche. Libero il movimento. Ritrovi il centro e per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio e spero di esservi stata utile e di aver dato un po' di beneficio alla vostra schiena e alle vostre articolazioni. Al prossimo video!